Parte del turistico è quello che è stato più penalizzato da questa crisi ed era quello che in una qualche maniera aveva fatto da traino alla ripresa del mercato. Non dimentichiamoci che non soltanto nelle località turistiche, ma in special modo nelle città d'arte c'era stato un grosso ritorno all'investimento immobiliare. Dovuto anche agli affitti brevi o direttamente, cioè con il proprietario che svolgeva l'attività di bed and breakfast o di casa vacanze, oppure di affittarlo a chi poi svolgeva questo tipo di attività. Questo ha portato addirittura ad un aumento dell'offerta degli immobili, un miglioramento dell'offerta degli immobili, specialmente nei centri storici. Su questo noi abbiamo fatto anche una ricerca insieme con l'Università Federico II di Napoli e ricordo che all'epoca dimostrammo che non c'era stata la famosa gentrificazione, che è il rischio, diciamo così, della turistificazione delle città d'arte. Quindi è chiaro che questo comparto, nel momento in cui è entrato in crisi, così come purtroppo è entrato, creerà dei problemi all'intero mercato immobiliare, il quale però io sono abbastanza convinto continuerà ad essere trainato dalla prima casa e dal mercato di sostituzione, diciamo, vendo tre camere per comprarne quattro, oppure vendo dalla periferia e torno in città o viceversa. Credo che questo tipo di mercato, se le banche e le politiche economiche continueranno a sostenere i mutui, credo che questo segmento di mercato farà da traino all'intero mercato immobiliare. Noi come centro studi terremo monitorato mensilmente il mercato immobiliare per vedere quali saranno quelle che saranno le nuove novità mese per mese e come andrà ad evolversi questa situazione post pandemia. Tenendo presente che, così come ho detto stamattina in conferenza stampa, noi siamo abbastanza convinti che questa può essere una occasione per investire nel mercato immobiliare e per investire non soltanto da parte degli acquirenti, ma proprio da parte di tutto il sistema Italia. Sappiamo quanto è importante il mercato immobiliare nell'economia del paese, rappresenta oltre il 20% del PIL e ovviamente se dovessi iniziare una ripartenza del mercato immobiliare andrebbe come ricaduta su tutta quella che è la filiera che è intorno al mercato immobiliare, portando evidentemente nuovi posti di lavoro e ricchezza per tutto quanto il paese. Siamo abbastanza convinti che comunque continuerà questa voglia di acquistare la casa. L'osservatorio dell'anno scorso si è chiuso con quella che abbiamo definito una voglia di casa, che riteniamo sia ancora presente nell'animo di tutti quanti gli italiani, ovviamente a condizioni che sia il sistema economico che le banche sostengano gli acquisti di mutuo prima casa, quindi sostengono praticamente le erogazioni dei mutui delle prime case. In questo nuovo mercato che andremo ad affrontare nel post-coronavirus, ritengo che giochi un ruolo fondamentale la figura dell'agente immobiliare. È sempre più importante la sua presenza, sia per accompagnare l'acquirente in una scelta oculata di quello che è l'immobile, con la massima trasparenza e con la massima sicurezza,
e sia nei confronti del venditore proprietario, specialmente alla migliore valutazione dell'immobile, valutazione che ritengo possa fare esclusivamente l'agente immobiliare fisicamente recandosi presso l'immobile e senza fare riferimento ad algoritmi che spesso restituiscono dei numeri totalmente fuori mercato.